Allora, secondo punto all'ordine del giorno. Il secondo punto all'ordine del giorno che mi è il bilancio di previsione. Allora, innanzitutto lo illustrerà, per quanto di competenza, la responsabile finanziaria. Ho fatto una breve ricerca e mi sembra di ricordare che nella storia del Comune non ci sia mai stato l'approvazione del bilancio di previsione del 2013 praticamente a fine anno solare 2013. E detto questo, è un po' riassunto la situazione che stiamo vivendo non solo in Comune di Osimo, ma penso anche a livello nazionale, dove purtroppo c'è una carenza di informazioni, carenza di prese di posizione da parte di chi ci governa. Questo non vuole essere uno scaricabarile e dare la colpa, come si fa di solito, ad altri. Però è una situazione di imbarazzo che stiamo vivendo, nella quale non sappiamo proprio che pesci pigliare. Lo Stato è carente di informazioni, se non addirittura assente. Spesso e volentieri nel corso dell'anno ci comunica i dati dei trasferimenti erariali, poi ritorna nuovamente a ricomunicarli, li ridetermina, li abbassa, li alza, a seconda di come sembra ci si alza la mattina. Ecco, questo è il modo superandi che hanno i nostri governatori. Sinceramente noi stiamo cercando di garantire l'ordinaria amministrazione, perché altro non possiamo fare. È una situazione, io dico, drammatica, e dal confronto che ho avuto anche con i miei colleghi o anche con altri enti comprensoriali, sembra che siamo solo all'inizio di questa situazione, che non mi vergogno a dire catastrofica. Logicamente stiamo pagando probabilmente sbagli che abbiamo fatto tutti insieme negli anni passati, ma questo è quello che ci troviamo ad amministrare. Quindi con senso di responsabilità, comunque io dico personalmente, ma vedo anche in tutti voi l'entusiasmo che ci contraddistingue, cerchiamo di proprio andare avanti. La speranza è quella di cercare di avere un po' di ordine, di non perdere mai questo entusiasmo verso l'amministrazione, anche perché penso che quello che ci porta a sederci in questo tavolo sia questo senso di bene per il nostro paese, e con l'intenzione e un senso di responsabilità affinché le cose possano essere sempre migliori. Sappiamo anche che purtroppo senza soldi sono poche le cose che possiamo fare, però quantomeno la buona volontà e una coscienza civile ce la stiamo mettendo. Ecco, almeno questo non ce lo può portare via nessuna comunicazione dell'ente centrale. Detto questo, che non vuole essere né demagogia, né uno scaricare la colpa, né una prendere le difese di quello che è la situazione generale, passo la parola al responsabile finanziario per una breve illustrazione del nostro bilancio. Molto bene. Finalmente giungiamo alla definitiva approvazione del bilancio di previsione del 2013. Questa tempistica, così lungo posticipata, è dovuta agli stravolgimenti continui in tema di IMU, di TARES e di trasferimenti erariali. L'amministrazione comunale, nonostante i tagli continui ai trasferimenti, è riuscito comunque a mantenere in equilibrio le finanze comunali, senza diminuire alcun servizio, ma ha dovuto applicare degli aumenti ad aumentarsi l'imposta comunale,
quali l'aumento della IMU e dell'addizionale comunale IRPEF, dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubblica fissioni e della cosa che ora è diventata TARES, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. La spesa corrente ha subito incrementi su alcune voci a causa dell'inflazione che nell'ultimo anno è stata del 2,5%, a causa dell'incremento dell'IVA, dell'aumento delle tariffe energetiche e dei numerosi incrementi di tasse e tariffe. E per consentire il raggiungimento dell'equilibrio finanziario si è dovuto ricorrere all'aumento dei tributi. Per quanto concerne la principale risorsa tributaria del Comune di Ossimo, ovvero l'IMU, l'amministrazione ha stabilito un aumento di un punto dell'aliquota della prima casa, che non è ancora chiaro se si dovrà pagare la seconda rata oppure no, e di aumentare di 1,40 punti l'aliquota delle seconde case e delle aree edificabili, che saranno quindi soggette ad una aliquota complessiva del 9 per 1000. Le prime case invece pagheranno l'aliquota del 5 per 1000 se pagheranno, con le detrazioni previste dalla legge. Sebbene per l'anno 2013 le risorse derivanti dall'IMU spetteranno tutte al comune, tra i proventi derivanti dai fabbricati di categoria D ad aliquota base, di contro però lo Stato ha tagliato pesantemente l'importo dei trasferimenti erariali, che comunque a tutt'oggi, 19 ottobre, non sono ancora quantificati. Il bilancio di previsione per l'anno 2013 è fortemente condizionato dall'altissima quota dovuta al rimborso sulle rate dei mutui contratti, che ha raggiunto la cifra di 312.000 euro, gravante sulla parte corrente del bilancio. La spesa corrente ammonta ad 1.124.000 euro, quindi è una quota del 27,76% destinata al pagamento dei mutui. La Giunta, di fronte ad una situazione economico-finanziaria particolarmente difficile, ha ridotto e razionalizzato la spesa corrente, tutto quello che era possibile fare. Abbiamo una riduzione di 50.000 euro rispetto alle previsioni 2012, ma comunque a fronte di una spesa che è sostanzialmente impossibile da ridurre, si è reso necessario agire sul fronte delle entrate, continuando l'azione intrapresa nel 2012 di recupero dei tributi evasi negli esercizi precedenti e procedendo poi ad una verifica attenta delle sacche di evasione che vengono evidenziate dalle elaborazioni degli uffici. In particolare sono evidenti minori entrate per l'ICI sulle aree fabbricabili, importi che comunque stiamo recuperando per tutto il periodo che ci consente la legge, e le entrate di questi proventi sono comunque iscritte anche a bilancio. Le entrate derivanti dai proventi per rilascio del permesso di costruzione, incassati durante l'esercizio 2012, ammontavano a 121.000 euro ed in gran parte venivano utilizzati per coprire la spesa corrente. Purtroppo nel 2013 non è più possibile attingere alla quota di onere di urbanizzazione, innanzitutto perché i proventi sono previsti in riduzione, abbiamo iscritto il bilancio 80.000 euro, ma soprattutto perché i proventi delle concessioni edilizie sono rimasti come prima fonte di finanziamento delle spese in conto capitale, non essendo più possibile la contrazione dei mutui, e inoltre ci è precluso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in virtù delle nuove norme sul patto di stabilità. Ed infine, perché l'ottenimento di finanziamenti da parte della regione, della provincia, presuppone sempre che il comune compartecipi alla spesa con una quota di fondi propri, che vengono costituiti con queste entrate e con i proventi di alienazione di beni patrimoniali, che per la verità a bilancio quest'anno i proventi delle alienazioni di patrimoniali sono veramente pochi. Per quanto attiene agli interventi in conto capitale, se il sindaco vuole illustrare qualcosa, comunque c'è l'elenco approvato, abbiamo 837.000 euro di spese in conto capitale, quasi tutte finanziate con i nostri proventi. Il bilancio comunque prevede una spesa complessiva di 2.598.740.000 euro e viene posto all'approvazione del Consiglio Comunale dopo aver ottenuto il parere favorevole della Regione dei Conti, dottoressa Lorenzi Rondano. Solo una postilla per quanto riguarda le opere che abbiamo in elenco, diciamo che sono postazioni che vengono messe con la speranza di poter riuscire a finanziare qualcosa. L'unica cosa che possiamo dire è che c'è un bando statale nel decreto del fare approvato a fine agosto che si chiama 6.000 campanili, per il quale noi chiederemo il,
il finanziamento della sistemazione delle strade e dei sottoservizi del centro storico di Ossimo Superiore. È a totale fondo perduto e il progetto deve essere deve avere un piano finanziario che preveda un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 1 milione di euro. Se ovviamente si va al di là del 1 milione di euro, il comune deve finanziare la parte eccedente al 1 milione di euro. Chiedo ai tecnici, noi stiamo approvando in giunta la revisione dell'elenco prezzi di questo progetto, che chiude attualmente a 538.000 euro, perché il progetto era stato confezionato, diciamo, nel 2009 e dunque non era stato aggiornato con i prezzi. Possiamo ritenere questo intervento e come libera di giunta l'approvazione direttamente, in modo da iscrivere nel programma delle opere del conto capitale già la cifra aggiornata? Chiedo al tecnico. L'aggiornamento all'interno del piano. Sì, perché diciamo qui è indicato ancora 400.000 euro. Allora, questo qua è un progetto, è un progetto iniziato nel 2010-2011, finanziato tra l'altro con il contributo sulle progettazioni. Ovviamente sono passati 3 anni, la situazione, i prezzi, anche solo l'aumento del costo, l'indice ISTA è cambiato, l'IVA è cambiata e poi abbiamo anche necessità di rivedere, vedere se questo progetto è ancora attuabile nella stessa maniera, nello stesso sistema. Cioè il progetto va sostanzialmente riapprovato con le cifre aggiornate, con gli importi reali di adesso per poter fare la richiesta del contributo. Sostanzialmente il discorso è questo. Abbiamo chiesto allo studio dell'ingegnere Andrini, che l'aveva redatto, di procedere a questa ricognizione e sostanzialmente di riemetterci il progetto aggiornato da questa ricognizione, che noi approveremo in giunta, quindi sarà l'approvazione del progetto, non sarà un semplice aggiornamento ISTA. Sì, le opere restano invariate, salvo la verifica che siano ancora attuali su questo. Se nel frattempo è stato fatto, realizzato una porzione perché è un privato piuttosto che è spostato con l'altra parte, va rivisto un attimo per capire come viene completato questo progetto nella situazione attuale. L'Etto ce lo faceva in breve tempo. Ce l'ha già consegnato. L'ha già consegnato. Quindi questa roba qua, noi faremo appunto l'approvazione di questo con il nuovo piano finanziario che servirà per il discorso. Ma detto questo non possiamo... Mi spiego già così adesso. Ho capito. La variazione del piano politica è tra novembre e l'anno passato. No, se no è... La raggiunta d'urgenza e poi il Consiglio l'ha raggiunto con l'assestamento di novembre. Ok, dunque... Non è possibile, assolutamente. Figliato già... Perché c'è la sala di diritto prima. Va bene, sarà una cosa che faremo anche perché logicamente è il requisito per poter partecipare. Quindi l'altro presentato dentro. Allora, dal 24 di ottobre, teoricamente sappiamo per vie informali che ne verranno finanziati in Lombardia 2 su 4.000. Immagino ci siano cose più importanti, più urgenti di questa, però è giusto. In coscienza non possiamo non partecipare. Ma tutti lo facciamo se ci crediamo in questi interventi. Segretario, magari nella delibera diamo atto anche di questo, nella delibera di approvazione, che per partecipare a questo abbiamo chiesto l'aggiornamento del progetto e la giunta lo proverà con la notifica poi del qualche consiglio di urgenza che c'è.
quanto riguarda il bilancio, se ci sono interventi, questo è il momento di farlo. Non so, dovremmo... Solite costellazioni, discorsi che facciamo anche tra di noi, che ogni volta ci lasciano sempre più amareggiati, il fatto di avere possibilità di movimento e di realizzazione di opere, interventi, praticamente quasi nulla, se non nulla. Per la situazione che abbiamo, per il bilancio che ereditiamo, e per la mancanza di certezza di cui parlava anche il sindaco, siamo alla fine di ottobre, troviamo a fine ottobre un bilancio di previsione, quindi vuol dire che abbiamo fatto i 10-12 dell'anno e li abbiamo passati, e questo vuol dire anche, correggimi, che i 10-12 delle spese che ci sono, che dobbiamo sostenere, già fatte. Però non abbiamo i 10-12 dalle entrate già incassate per vari motivi. Sospensione prima e dopo annullamento forse della rata dell'IMU, prima rata dell'IMU sulla prima camera. La TARES che non è stata modificata ma è stata posticipata adesso. Ci troviamo nella condizione di avere quasi tutte le spese fatte. E le entrate ancora da riscuotere, la gente si vede arrivare la rata della TARSU dell'anno scorso e dopo poco tempo arriva la TARES di quest'anno, quindi anticipata di un anno rispetto a quello che la gente normalmente pagava per i rifiuti, modificata, aumentata, qualcuno si è trovato 300% in più da pagare, le nuove imposte che sono dovute sono state aggiornate, poi su questo ci sarebbe tutto un discorso da fare e poi siamo a dicembre e verrà anche la seconda rata del primo. Quindi per il trionfo di tutto, per gli addizionali di IRPEF e per tutto il resto. Detto questo, noi come spazio di manovra purtroppo non ce n'è, rimane una brutta constatazione che se avessimo fatto, intendo come istituzione, delle scelte diverse alcuni anni fa, probabilmente la nostra situazione sarebbe diversa. Diversa perché quello che incide tantissimo, ce lo diceva il responsabile finanziario, sul nostro bilancio sono il rimborso delle rate dei mutui in essere. Abbiamo 312.202 euro di entrate tutti gli anni da rimborsare, che è una cifra enorme. Abbiamo nei due anni di amministrazione, di nostra amministrazione, abbassato il debito totale che era 3.500.000, abbiamo abbassato di più oltre 350.000 euro, adesso 3.121.000, ma senza nessun effetto pratico sul fatto di liberare nuove risorse, perché l'indebitamento del comune è a un livello tale, a una 12%, adesso potremmo arrivare al massimo al 6%, siamo al doppio di quello che ci sarebbe consentito andare avanti, questo limite, questo tempo di indebitamento verrà comunque ridotto e quindi siamo a dei livelli spaventosi. La riduzione del debito complessivo è un buon segno in assoluto, ma a livello pratico sulle persone non ha nessun riscontro perché la rata rimarrà per chissà quanti anni ancora a questo livello e per la disponibilità di risorse per fare investimenti, stesso discorso, nessun miglioramento. Abbiamo, scorrendo il quadro dei mutui,
il salto enorme che è stato fatto riguardo agli anni 2010-2011, e vi cito soltanto alcuni degli interventi, sicuramente interventi importanti, che un miglioramento comunque per il paese e tutto, ma forse andava ragionato se era il momento di farlo, se era tutto così urgente e se non era il caso di dare delle priorità proprio in considerazione già del livello di indebitamento al quale il comune era arrivato. Ci troviamo due mutui importanti per gli impianti sportivi, da 200.000 l'uno, quello della sua superiore e quello della sua inferiore, tanto declamati, sventolati sui giornali, televisioni, come successo dell'amministrazione, dell'assessorato che aveva ottenuto gratuitamente questi finanziamenti, che di gratuito non c'è niente, c'è soltanto che la rata, gli interessi li paga il credito sportivo, ma la restituzione del capitale ce l'abbiamo. Quindi sono 10.034 euro per uno, 10.034 per l'altro. E questa qua non cambierà negli anni, perché non essendo gli interessi, questa è la rata di capitale, rimarrà sempre uguale. Abbiamo le opere di urbanizzazione del Pietro Marconi, importanti di queste, però se nel frattempo si fosse proceduto anche a incassare questi oneri da parte dei lottizzanti, non sarebbe stata una brutta cosa, perché sono 439.796 euro per 200 metri di strada, e questo si porta un altro 33.000 euro all'anno. Il centro storico di Ossimo Inferiore, un bellissimo intervento che tutti ammiriamo, però 414.520 euro di spesa e un malato di 30.888 euro all'anno. Sommando queste cose qua arriviamo ai quasi 100.000 euro che ci mancano tutti gli anni. Quindi fare vedere di aver fatto delle opere poteva essere politicamente una cosa importante, e qualcuno l'ha voluto fare, però poi rimane sulla coppa di tutta la popolazione per fino al 2030, quindi per altri 17 anni, una cifra di 85.000 euro all'anno. Poi calerà qualcosa perché gli interessi poi il pianterino caro, ma aumenta il capitale, bene, sono strutturato tra l'altro. Comunque 85.000 euro fisse per queste quattro opere qua, importanti per l'amor di Dio. Però in un periodo in cui 2011 la crisi era già in pieno corso, già rivelata in tutti i suoi aspetti, forse era il caso di si fa in consumo la luce, così fatta proprio sul momento, quasi la metà degli importi qui sono stati contratti in 5 anni adesso, per gli altri il restante metà poco più della metà in 10 anni precedenti, quindi questa cosa qua sarò più subito a guardare date. Sì. Questo è uno degli aspetti, perché poi il Comune di Ossimo in sé, come spese, noi abbiamo altro che bondi e corbelli in Italia spese, abbiamo un sindaco e Lucinda che fanno uno spending review ogni santo giorno che passano qua dentro, e le spese del Comune di Ossimo sono a questo punto davvero incomprimibili, ma avendo tagliato cose importantissime come il sostegno delle associazioni, per esempio, che noi riteniamo sia una delle cose più importanti, perché le associazioni sono il volontariato, sono quelli che si hanno da fare per gli altri gratis, portando tutto il loro contributo. Quindi
per le altre spese, anche quello di nostro, è a posto, non ha sprechi, non ci sono sprechi, fossero tutti così comuni. L'Italia veramente, senza voler essere insegnare niente a nessuno, ma sarebbe messa molto molto meglio, non ci sono sprechi per tutto. Abbiamo, scontiamo veramente i debiti creati, ereditati, soprattutto sulle opere pubbliche. Se prima si poteva anche coprirli con gli oneri, cosa concettualmente assurda, perché vanno gli investimenti, li raccolgo una volta, uno che costruisce la casa deve essere una volta gli oneri, come compensazione per aver consumato il territorio, come contributo perché il territorio va urbanizzato, però dopo non deve essere più, e noi quella roba lì la mettiamo nelle spese correnti, non era una procedura corrente. Però il fatto che vengano a mancare di colpo, perché c'è anche quello, di colpo, non dice rientrate di 10.000 all'anno, del 10%, del 20%, da un anno con l'altro sono mancati 100.000 euro, mentre tutte le altre spese sono rimaste invariate. E questo poi ci troviamo di fronte alla raffica di ritocchi, di aumenti, alcune cose anche che non sono degli aumenti nuovi, ma sono dei soldi in più che paga la gente adesso per non aver pagato prima. Un esempio è il discorso della pubblicità, per esempio, che adesso è stata emanata, è stata approvata il nuovo regolamento sulla pubblicità e sono state fatte le misure, le letture di tutti i cartelli pubblicitari e così via, cosa che magari probabilmente non veniva fatta da anni. Infatti qualcuno continuava a dire: io pagavo 40 euro, devo pagare 300. Pagare 40 euro forse non perché si è cambiata la tariffa in sé, ma perché la tua posizione non è mai stata aggiornata negli anni. Ma detto questo, a livello pratico ci troviamo che i soldi in più che stiamo raccogliendo adesso vengono comunque sempre dalla popolazione, quindi vengono comunque sempre dal stesso bacino di utenze. Ultima cosa, che secondo me poi è uno dei problemi più gravi, è che con questa situazione arrivarsi a un contributo, ne parlavamo stamattina, dalla regione dei 500.000 euro per un'iniziativa importante e ti chiedono che tu devi partecipare per il 10%, non lo puoi fare, non abbiamo modo di farlo. Perdiamo il 90% del contributo in conto capitale, fondo perduto, perché non abbiamo modo di partecipare alla nostra cortina. Questo e non oggi, e non oggi, né domani, sarà così per il primo punto di scala è 2014, ma sono 4.000 euro. Fino al 2019 non scade niente di sostanzioso. Ma nel 2019 non saremo arrivati al 4%, capito? Non che il fatto di aumentare il debito sia una cosa positiva, però questa possibilità, se fosse giustificata, come dicevo prima, dal fatto di accedere a un grosso finanziamento importante, per delle opere importanti, ci ha precluso anche questo. Sempre nel senso che quelli che sono i tempi normali di un'amministrazione, anche di più amministrazioni. E con questo non mi sembra di aver aggiunto novità a quello che già sappiamo, però mi sembra anche giusto in questo momento, in questa fase, in questo argomento,
riprendere questi discorsi e fare presente a noi, ma anche a chi poi vorrà perdere tempo a leggersi delle libere o vedere il libro. Ci sono. Ma infatti la cosa che più ti parte di questa situazione qua è che oltre a chiedere dei sacrifici, degli sforzi, purtroppo la maggior parte delle persone non hanno la percezione, secondo me, di quello che stanno pagando, perché obiettivamente i servizi più non si riescono a dare, a malapena si mantengono quelli già scarsi che si danno. Opere che la classica cosa banale, che comunque interventi che la gente vede, non se ne possono fare, perché la tua l'assessore Bassi adesso. Ed effettivamente è molto difficile, penso, giustificare anche determinate richieste a cittadini, eccetera, che tu al tipo, perché effettivamente si crea anche per un'antipatia verso l'istituzione comune che va poi sempre a far salire tutte le altre cose, che le altre antipatie di tutte le cose che riguardano la politica, l'amministrazione qua in Italia, eccetera, anche se magari immeritate, perché obiettivamente quello che andiamo a provare adesso, porteremo a favore, non so che apporto diamo noi su questa cosa qua, ovviamente nessuno prendiamo atto, perché che scelte facciamo, nessuno non fa per forza così. E poi questo va a leggere uno specchietto qua che c'è stamattina dei mutui, non so chi va a spiegare in giro che abbiamo aumentato determinate aliquote per pagare l'acquisto dell'immobile di Piazza San Damiano, 3.700 euro all'anno di mutuo, con la sistemazione, con l'allargamento, tra virgolette, di Via Domora, che io ho fatto anche stamattina, se uno passa di lì, si sente che ha preso quel culo, penso a pagare 15.000 euro all'anno, una strada che non serve a niente e che non è neanche finita. Però queste sono le cose che dobbiamo andare a chiedere a lui di pagare, di pagare quei aumenti. Perché credo che se dicessimo a tutti quanti i nostri cittadini, noi per quelli aumentiamo quel punto più di qua, l'altro punto più di qui, e in cambio determinate cose, il problema effettivamente non ci sarebbe. Chiedere per pagare queste cose invece diventa un po' pesante, purtroppo, per noi, ma non ci sono alternative, questo l'abbiamo in un'altra scelta, l'abbiamo visto. Tra l'altro, scusa, solo un inciso. E adesso veniamo tutto sommato da una gestione comunque della manutenzione sufficiente. Da ora in poi, quando per 10 anni non avremo possibilità di investimento anche nelle manutenzioni, quando le buche cominciano a farsi tante, le strade cominciano, l'asfalto comincia a alzarsi, quando ci sono gli interventi a fare e non li puoi fare, capito? Si sommerà tutte le piccoli danni da invecchiamento degli impianti, degli acquedotti, delle fognature, delle strade, di tutto il nostro patrimonio, quando tutto questo che verrà per forza di cose rinviato piuttosto che limitato al massimo, perché non c'è possibilità alcuna di far altro, quando tutto questo ci farà vedere i suoi effetti fra 5 anni, fra 10 anni, sarà una situazione veramente pesantissima. Io vedo, solo per fare un esempio, come è cominciata la nostra famosa superstrada SS42 nel tratto della Valle Camonica, che comincia a essere una pezza dietro l'altra per chilometri e chilometri. Immaginatevi anche il nostro territorio in queste situazioni, ma non solo strade, ma anche impianti e prodotti. Solo una cosa conclusiva per poi porre in votazione. Ecco, io ci tengo a sottolineare la situazione debitoria del Comune, che comunque non è indifferente e che ci compromette e ci comprometterà per parecchi anni. Tra l'altro nelle più grosse aspettative, magari nei prossimi 10 anni sicuro. Vale la pena ricordare anche che tutti gli anni la Corte dei Conti ci richiama, perché nel triennio dal 2008 al 2011 il Comune di Ossimo ha effettuato spese che non poteva sostenere, e ogni anno noi dobbiamo andare a difendere questa cosa
dal 2008 al 2011 sono state fatte spese che il comune non poteva effettuare, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. Le uniche due cose positive, se vogliamo dire, e concludo veramente, è che tutti i comuni comunque sono in questa situazione, se positivo può essere la cosa, perché ogni giorno mi confronto con i nostri colleghi e ormai è diventato non ci sono soldi, è la frase che viene insomma ripetuta. Ultimissima cosa, se riusciamo a mantenere una parvenza di ordine in paese e alcune delle iniziative dal campo della manutenzione ordinaria al campo della promozione turistica piuttosto che dall'associazionismo, è grazie all'opera immensa che stanno facendo i volontari. I volontari di qualsiasi associazione, anche se è privato, che sta offrendo anche solo un minuto del suo tempo per il comune di Ossimo, credo che vada elogiato e ringraziato e vada sottolineato questo aspetto, perché è veramente molto molto importante. Quindi in questa situazione che veramente peggio non si poteva avere, pongo in votazione il bilancio preventivo del 2013 alla fine di ottobre. Favorevoli? Immediata esecutività. Favorevoli? Andiamo.